In occasione della Giornata Mondiale del Rene, i nefrologi e gli infermieri del Polo Nefrologico Teramo Atri hanno aderito ai progetti Scuole e Porte Aperte in Nefrologia, iniziative promosse dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene. Giovedì 12 marzo saranno presenti presso un istituto superiore di Teramo, il di Poppa Rozzi, dove verrà proiettato un filmato esplicativo in cui verranno descritte le principali malattie renali, cui seguirà un'ampia discussione con i ragazzi delle classi superiori e verrà effettuato uno screening di primo livello delle malattie renali. Sempre per sensibilizzare l'opinione pubblica, grazie anche alla sensibilità dei dirigenti, sabato 14 marzo i giocatori del team sportivo più seguito della città, la Teramo Calcio, contribuiranno a sensibilizzare l'opinione pubblica indossando prima dell'incontro le magliette celebrative della giornata mondiale del Rene. Nella nostra regione sono circa 1.400 i pazienti in terapia sostitutiva renale. La 15ª edizione del congresso che noi organizziamo annualmente concluderà le iniziative con il coinvolgimento di oltre 150 medici provenienti dall'Abruzzo, dalle regioni limitrofe e dal resto d'Italia, con i medici di medicina generale e con gli infermieri. Costituisce un ulteriore mezzo di approfondimento e di sensibilizzazione alle problematiche delle malattie renali.